know when the whistle go. Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono TaxMot e oggi siamo qui nelle news di Destiny. La prima news riguarda la Red Bull. Che cosa c'entra la Red Bull con il gioco di Destiny? Molto semplice, oltreoceano inizialmente esistevano delle Red Bull con dei codici sulla confezione appunto che sbloccavano una missione speciale in Destiny. Questo perché? Perché alle 3 Destiny ha dichiarato di aver stretto insieme alla Red Bull una sorta di partnership, quindi si aiutano l'un l'altro. Però in Italia non erano disponibili. A breve quindi saranno disponibili anche in Italia, questa è la news più importante. E quindi una volta acquistata la vostra lattina di Red Bull potete semplicemente, anzi dovrete semplicemente andare nell'indirizzo che vi linko qua sotto, inserire il vostro codice che trovate appunto sulla lattina e sbloccherete la missione speciale e luce concentrata, che non vi dico che cos'è ma lo scoprirete se vi andrà di acquistare appunto la Red Bull. Come seconda news abbiamo la Companion Update, che è praticamente un aggiornamento che migliora l'esperienza mobile di Destiny. Inizialmente avevamo problemi come crash, problemi di login o addirittura non si riusciva a vedere il personaggio in 3D. Con questo aggiornamento invece sono naturalmente state migliorate queste tre cose. Inoltre sono state corrette le statistiche per la carta Grimorio, Cattedrale del Vespro, e corrette anche le statistiche per la versione anno 2 delle armi esotiche, per non parlare poi del Gear Manager e di tutte le varie cose che vedete appunto qui nel video, che sono state sistemate per migliorare appunto l'applicazione, che inizialmente aveva veramente tanti tanti problemi. Bene ragazzi, per queste video news è tutto. Spero vi sia stato utile, quindi se lo è stato lasciate un commento, un piace, iscrivetevi al canale per nuovi contenuti. Da TaxMot è tutto, ci vediamo a un prossimo video, bella!